Siamo presenti come Associazione Salute e Vita e Comitato Salute e Vita oggi qua perché è importantissima questa manifestazione che in tutto il mondo chiede oggi, il tempo è scaduto, chiede di fermare il cambio del clima. Il cambiamento climatico che sta avvenendo a causa dell'inquinamento, a causa della classe politica che non è capace di dare risposte concrete, di fermare lo sfruttamento del mondo, oggi questi studenti chiedono ad alta voce di fermare questo sterminio. Stanno distruggendo il futuro e oggi come presente e come futuro gli studenti e noi siamo accanto a loro combattendo per chiedere di interventi immediati anche nella nostra città con le fonderie Pisano. Chiediamo di fermare quel mostro che inquina, che crea un inquinamento atmosferico e crea danni gravissimi alla popolazione. Chiediamo di fermare anche a Salerno con Cinemazione. Abbiamo organizzato 3 giorni di manifestazione a partire da oggi arriviamo qui, oggi pomeriggio saremo a casa di Andrea sulle fonderie Pisano, domani mattina saremo all'archivio di Stato per organizzare la battaglia sui migranti e diritti sociali. E domenica parleremo con Vincenzo De Marco, con altri artisti, di carceri e di diritti sociali violati in questo paese. Salerno scende in piazza per supportare Greta, una ragazza di 16 anni che ha protestato davanti il Parlamento svedese scioperando da scuola per chiedere un impegno concreto da tutti i paesi più sviluppati contro i cambiamenti climatici. Greta spiegava come sia inutile andare a scuola se non c'è un futuro, infatti la comunità scientifica ha detto che tra 12 anni ci sarà il punto di non ritorno, quindi se non facciamo qualcosa adesso non potremo più respirare tra 12 anni. Gli studenti di Salerno sono scesi in piazza proprio per far capire che anche loro ci sono, anche Salerno c'è come tutta Italia e tutto il mondo. La nostra presenza di oggi è un modo per manifestare che non siamo inermi a quello che si succede intorno e la nostra non è indifferenza, e proprio con queste manifestazioni vogliamo far capire che siamo consapevoli di essere le istituzioni del domani e che le nostre idee che hanno radici nell'oggi possono cambiare il futuro e soprattutto possono migliorare, cercare di migliorare quel che è la condizione del nostro pianeta. Possiamo pensare a noi stessi, ma soprattutto alle generazioni future, e queste manifestazioni ci fanno capire quanto è importante il nostro pensiero, il nostro agire nella comunità odierna.